Buonasera e bentornati al nostro appuntamento settimanale Turbo 24 Trading Room con ogni settimana un trader diverso. Oggi abbiamo Arduino Schenato. Buonasera Arduino. Ciao Andrea, buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, cosa ci racconti? Cos'è successo in questi giorni? Qua a Milano, io te lo dico, arriviamo da giorni e giorni di ferie, quindi soprattutto i nostri trader milanesi magari qualche grafico non l'hanno visto per giorni. Altri Ah. invece, ovviamente, non avendo Sant'Ambrogio, magari qualche giorno sui grafici se lo sono fatto. È vero, e voi avete fatto il ponte lungo, diciamo, weekend lungo, mi sa, no? Eh sì. Sì. Bene, bene, no, noi qui io ti dico dove sto io, in effetti molto vicino alla vostra, la festa quella della città, diciamo, no? Diciamo come si chiama, del patrono. Però un po' il 26 di novembre, quindi l'abbiamo fatta qualche settimana prima. E quindi in questi giorni abbiamo comunque seguito i grafici, addirittura con i nostri platinati. Ieri, che comunque era festa nazionale, ci siamo trovati in trading room lo stesso il mattino, quindi proprio puoi pensare che siamo molto Certo. attivi. Beh, voi siete super attivi, ma spiegaci un attimino come si fa a partecipare a queste trading room. Ma allora, guarda, queste trading room sono più che altro vengono fatte per chi è un abbonato mensile o con altri abbonamenti, semestrale, annuale, scuola lifetime, eccetera, al Platinum, che è praticamente come dico sempre, il nostro fiore all'occhiello, il nostro servizio di punta a livello formativo, perché diciamo che non si va tanto sulla teoria, seppur ovviamente si guarda e si cerca di capire, ma si va più sul pratico. Quindi se si iniziano ad avere un po' di come dire, competenze rispetto a quello che è il nostro approccio al trading, poi essere lì e stare lì, anche comunque chi non ne ha tante inizia a capire e diciamo, a prendere un po' l'approccio che noi abbiamo sui grafici. E quindi ecco, beh, visto che mi hai fatto l'assist, basta andare sul sito Airforex e su servizi, qua c'è quello che si chiama Platinum, eccolo qua, mentorship, scuola, eccetera, eccetera. E quindi diciamo abbiamo tutta la nostra formazione, quindi se c'è qualcuno che vuole approfondire, ovviamente basta che vada su questo sito, che c'è tra l'altro da tanti anni, perché siamo live dal 2010 con questo. Io in realtà un po' prima, perché avevo il blog, il Forex Blog, da lì è partito tutto, e quindi in realtà è un anno e mezzo prima circa che è partito tutto, un anno e mezzo, sì, prima circa. Va bene, comunque, quindi noi eravamo attivi, diciamo che in questi giorni, ripeto, anche ieri ci siamo comunque trovati da Trading Room, abbiamo osservato, abbiamo fatto le nostre analisi, abbiamo visto il da farsi e ti dico la verità, abbiamo anche trovato un'idea operativa che è scaturita proprio ieri ed è su euro-dollaro. Ecco perché ho euro-dollaro. Mi sono messo una grafica un po' diversa. Questa sera avevo voglia di essere un po' con il tema scuro nel grafico. Tanto con la piattaforma di IG Turbo, ma anche quella CFD, si può variare il tema. E quindi così, dai, oggi ho fatto tema scuro un po' più. Sì, meglio, io apprezzo, Bene, bene, bene. Io eh. diciamo che io ogni tanto cambio anche perché così, avendo svariati monitor qui in ufficio, se no. A volte arrivo a sera un po' stanco con gli occhi, quindi ogni tanto cambio proprio per così. E quindi c'è euro-dollaro. Io direi euro-dollaro, dollaro-yen, che secondo me sono tra i mercati che in realtà stanno dando delle possibili informazioni long e short, quindi long euro-dollaro e short il dollaro-yen, e sono i due su cui in questi ultimi, ti dico, ultime 2 settimane in realtà, ma e quindi ultimi giorni, perché negli ultimi giorni si stanno venendo a creare, su euro dollaro si è già venuto a creare, adesso la spiego, ma su dollaro yen potrebbe chiudersi questa sera un'idea operativa che potrebbe essere, diciamo, da utilizzare domani per i prossimi giorni, e quindi questa cosa è molto interessante, anche se in questo momento euro dollaro sta ritornando al ribasso sotto 1,13, però io rimango fedele al piano che avevo pianificato già, diciamo, un paio di settimane fa. Sì, perché se tu ti ricordi, tra l'altro, Andrea, noi ci siamo trovati a Milano perché abbiamo fatto quella bella sessione da CNBC, da CNBC,
con Emerick e eravamo con l'euro-dollaro la settimana, questa qui, no? Dove stava praticamente l'euro-dollaro stava scendendo e veniva giù anche perché era quasi fine settimana ed eravamo praticamente, non ricordo se era questa o questa la settimana, mi sembra quella più del 15, questa qui, Sì. se non sbaglio, infatti, perché mi ricordo che, e adesso qui faccio, metto solo un grafico settimanale, io vi dico già che ho un'operazione su, poi dopo ve la spiego. E in questo momento, no, in quel momento c'era il mercato stava scendendo, era molto short in realtà, e ti ricorderai bene, ma trovate anche la live di quella sera direttamente sul canale YouTube di IG. Quindi vi invito ad andarla a vedere perché abbiamo parlato di euro dollaro, di dollaro yen, abbiamo parlato di un po' di cose, ma in particolare euro-dollaro ci siamo soffermati, mi sembra, subito all'inizio su questa, e si era chiamato proprio il livello dove lui poi ha formato questa price action qui. Adesso faccio un po' così, eccola qua, questo livello qui, che poi se andiamo a fare un duplica troveremo anche qui la chiusura questa che... aspetta. Facciamo bene, ok, circa qui, che è andato quasi tra l'altro anche a appoggiarsi lì. E se vi ricorderete bene, adesso qui faccio così perché volevo ricordarmi ieri a che livello ero entrato esattamente e anche dove ho il capo all'inizio, me lo segnavo così ve lo volevo dire esattamente. Ecco. E in questo caso, se vi ricorderete, avevamo fatto alcune considerazioni sul livello dove l'euro-dollaro in quel momento stava scendendo, si poteva fermare e dove poteva essere interessante se si fermava, come ovviamente si fermava, quindi se dava degli spunti operativi, poteva essere interessante l'operatività. E infatti, se guardiamo bene la situazione che si è venuta a creare qui, diciamo, è arrivata proprio sull'area chiave, che non era altro, faccio un breve recap di quello che dicevamo, il ritracciamento della gamba mensile, che era un ritracciamento, eccolo qua, del 61,8 di questa gamba. Quindi fatto 100, da 0 a 100, questa volatilità, il movimento al ribasso arrivava direttamente qui a 61,8. Guardate, è andato giù ma ha recuperato in close, no? Quindi molto bella. E noi infatti chiamavamo i 12,90 e poi l'1,1170 come le due aree di possibile... diciamo massimo profondo, come dire, massimo ritracciamento, il ritracciamento più profondo, no? Che si poteva venire a creare sull'euro-dollaro e che in realtà è arrivato, ma ha dato, e adesso vedremo, un possibile spunto rialzista. Ma non solo questo, perché oltre a questa, se vi ricorderete, e ve lo faccio vedere adesso, avevamo questo trigger short, eccolo qua, questo è un doppio massimo lower close, nonché anche un FTV. E anche qui vedete, arrivavamo perfettamente con l'1,1283, 261,8, che come vi diciamo sempre è una delle zone più importanti di estensione di un swing, eccolo qua, che arrivava sempre qui. Poi avevamo anche delle aree un leggermente più sotto, ma il 261,8 sapete che come il 161,8 spesso sono le due zone molto più importanti. Su cui se ci sono delle confluenze di supporti e resistenze tecnici o livelli di interesse proprio di lungo termine come questo, che era un'area assolutamente importante, ricordiamo che quella zona lì era poi la zona da dove era partito tutto il rialzo, quello del 2020, cioè arrivati qui eravamo da un po' che non superavamo questa zona, questa è un'area importante anche perché da qui vedete è partito poi il rialzo che ha riportato i prezzi di euro-dollaro su livelli che non si vedevano da 2 o 3 anni prima, un paio d'anni prima, nel 2018 probabilmente, cioè qua erano tutti spike, quindi qui quotava euro-dollaro a ottobre, settembre 2018, non era più riuscito a quotare al di sopra se non uno spike qui, e quindi è sicuramente una zona questa estremamente calda, estremamente importante, e ne avevamo proprio discusso in quella situazione. Fatto sta che proprio dopo una settimana, perché sì, perché poi là noi eravamo tipo il martedì o il mercoledì, poi la venerdì ovviamente si è chiusa la settimana in questo modo, pesantissima, e la settimana successiva si è creata questa. Allora,
Questa qui è la classica pin bar, anche last kiss in questo caso. In questo caso qui, rispetto per esempio a un last kiss come questo, che non arrivava a sfalsare dei minimi e soprattutto non veniva rotto al rialzo, ma veniva rotto al ribasso, questo qui arriva su un livello molto importante che abbiamo appena visto, arriva dopo un movimento di forte volatilità e direzionalità molto chiara, che è questa qui ribassista, con grandi aumenti di volatilità nel suo movimento, e arriva poi su questo 61,8 di questa grande gamba rialzista dell'ultimo anno e mezzo e appunto su tutte le varie estensioni. Quindi si è creato proprio il classico last kiss di cui parlo in quel famoso libro che cito sempre, ma che è stato il libro dove ho parlato per la prima volta appunto della skiss come una diciamo informazione operativa di price action che può essere utilizzata per fare diciamo può essere solo un'informazione oppure anche per farci proprio del trading, come adesso io vi farò vedere e credo che ovviamente vista nei punti giusti, nel momento giusto, quindi contestualizzandola può essere una grandissima informazione. Io e il libro di cui parlo è questo, vi lo faccio vedere, quello che potete richiedere ad IG, se andate alla home page di IG lo trovate proprio nella home, scopri di più, tecniche di trading professionale, dove io, Gabriele e Bruno abbiamo parlato di alcune tecniche che utilizziamo e io ho parlato proprio della skis. Quindi questo è il classico last kiss, una barra quindi che va a creare una bugia al ribasso, recupera, rientra nel livello addirittura in area 1,13 e quello che è importante è che non venga rotta al ribasso, ma che invece venga in questo caso specifico rotta al rialzo, come è successo la settimana successiva, cioè quella della settimana scorsa, questa candela qui, che rompe al rialzo e rompendo al rialzo cosa genera? Genera la convalida del setup, del trigger, come mi piace chiamarlo, e la convalida dello swing low, eccolo qua, del minimo di swing. Questa cosa ovviamente per me è assolutamente importante perché può appunto creare per me i presupposti per fare poi una valutazione sui grafici giornalieri, in questo caso, adesso andiamo a vedere che cosa mi ha detto di fare il trade ieri. E di quindi cercare delle conferme long, diciamo, delle conferme di trigger long su grafico daily. Quindi cosa è successo? Andiamo a vedere il giornaliero che per una settimana abbondante, perché poi ieri una settimana e mezza, cosa è successo? Aspettate, facciamo il classico layout che mi piace a me. Eccolo qua. Quindi, come potete notare, questa qui era questa situazione qui che si è creata sul daily, pam, con quindi aumento di vola, ha generato la pin. Eccolo qua, la last kiss, diciamo, ma la last kiss deve essere convalidato con la rottura del massimo. Ed ecco che durante la settimana scorsa, quindi non martedì 2 giorni fa, ma martedì della settimana scorsa, si è creata questa giornata estremamente volatile, credo che quella giornata lì sia stata la giornata dove c'era qualche banca centrale che ha dato qualche spunto e quindi c'è stata tanta volatilità per questo mercato che è sceso, poi è risalito, poi insomma è risceso e ha creato, vedete, una altra giornata in aumento di vola, ma che ha un'informazione specifica e che è stata intanto la rottura dei massimi e quindi la convalida dello swing low. Eccolo qua. E poi la chiusura al di sopra di questa zona, diciamo 12,90, che reputo la zona importante. In realtà potremo, se vogliamo essere più precisi, potremo prendere la chiusura di questa barra e tenere questa come, come confine, cioè così. Eccola qui. La chiusura 12,80 è la chiusura dove, diciamo, se inizia a chiudere sotto, magari non proprio di 10 pips, 5 pips, ma magari inizia a chiudere sotto in un modo abbastanza ampio, allora probabilmente mi genererebbe anche delle modifiche alla mia posizione, anche delle chiusure anticipate, ma al momento è ancora presto. Quindi io
cosa ho fatto? Ho deciso di attivarmi durante le settimane successive a questa, soprattutto poi quando ha rotto al rialzo, per cercare degli acquisti. Non avevo trovato nulla. Tutto quello che, e qui voglio prendervi solo il daily, tutto quello che si è venuto a creare nei giorni scorsi, guardate, dopo la outside, che è questa, tutte inside, quindi candele, che sono giornate, tra l'altro, che è un giornaliero, che hanno massimo e minimo, che stanno all'interno del massimo e minimo della giornata, questa qui long, no? E solo che cosa è successo? Non ieri, ma l'altro ieri si è creata una tail bar che possiamo anche definire la skis in realtà, cioè una giornata in cui l'euro-dollaro è sceso, ha violato il minimo ed ha recuperato. Quindi ha fatto la rottura ed ha recuperato. È ovvio che però non aveva recuperato in chiusura il livello, questo qui. Quindi livello diciamo 12,90, 12,80, questa zona qui, ma l'aveva chiuso sotto. Quindi era necessario, assolutamente necessario, il giorno successivo almeno, quindi ieri, di avere un movimento al rialzo sopra questo massimo e a meglio ancora una chiusura long. La chiusura long in questo caso ha generato una IFO. Noi nel platino questo pattern lo chiamiamo IFO, che non è UFO ma IFO, cioè Inside Fake Out. È uno dei pattern che io negli anni mi sono costruito e viene generato dalla falsa rottura di un cluster inside o di inside bars, cioè in questo caso un cluster, cioè una serie di inside consecutive, almeno tre o più. Genera un cluster. Quindi nel momento in cui abbiamo l'outside, eccola qua, e abbiamo la rottura del minimo che viene recuperata, meglio se il recupero sia almeno all'interno, cioè all'interno del corpo dell'outside, o addirittura meglio che vada a chiudersi sopra il 50% del range di volatilità della outside bar. Quindi con questa si era creata solo una tail bar, la skis, no? E invece con questo si è generata proprio la conferma con una IFO inside fake out, anche se la IFO inside fake out viene confermata con la rottura del massimo. Quindi in questo caso ancora la rottura del massimo non c'è, però la grande volatilità che si è venuta a creare proprio negli ultimi giorni, cioè nei 2 o 3 giorni, quindi abbassamento di volatilità, rottura del minimo e recupero, mi dà insomma abbastanza conferma. Io oggi lo guardo fino a un certo punto perché poi lo riguarderò domattina, io guardo la end of day e vedrò domani mattina che cosa succede. Il mio stile di trading è più set and forget, come dico sempre, cioè setto la posizione e poi cerco di dimenticarla fino a sera almeno, la riguardo e poi le decisioni le prendo il mattino successivo per evitare delle, diciamo, prese di posizione o delle gestioni operative che possono essere a volte dettate un po' dalla emotività o dalla situazione del momento, no? Quindi diciamo che preferisco, ecco anche perché il daily e il weekly, preferisco prendere, diciamo, prendere decisioni più importanti, quindi decisioni di uscita o decisioni di modifica posizione o decisioni di entrata o anche decisioni di non far nulla in quel momento, guardando il grafico alla sera, quindi intorno alle 9, 9:30 e senza solitamente fare nulla in quel momento, aspettiamo la notte, poi la mattina tra le 7 e le 9 tendenzialmente decido un po' che cosa fare. Oppure potrei pensare di fare qualcosa e magari se necessita la situazione di un'ulteriore evoluzione dei prezzi durante la giornata, posso ogni tanto darmi un occhio nel 4 ore, per esempio. È un qualcosa che a volte seguo se c'è una situazione che può essere seguita, altrimenti no. Quindi diciamo che è praticamente end of day. E quindi in questo caso, ecco, si è venuta tutta questa cosa. Quindi ripetendo un attimo, questo qui lo voglio andare a segnare qua. Tutto questo rettangolone che vi prendo qui, eccolo, è praticamente, anzi, questo non serve, lo faccio fino a qui.
Fino a qui. Ok. È praticamente un inside fake out. Allora, facciamo così perché qua è un po' troppo. Lo facciamo giallo. Ok. Facciamo proprio così. Eccolo qua. Questo qui, per rispiegarvi, è un inside fake out, cioè outside. Inside, guardate come esce, così si vede meglio. Esce il minimo, potrebbe farlo già in una candela sola il recupero, oppure lo può fare in una doppia candela ed ecco che qui recupera più del 50% di quello. Quindi cosa succede? Praticamente quello che mi sta dicendo è che il mercato ha rotto, quindi ha, diciamo, sembra quasi convalidato un setup inside, quindi rottura del minimo, ma poi lo sfalsa recuperando qua, addirittura chiudendo quasi sui livelli di massimo precedente. Quindi in questo caso addirittura, ripeto, c'è una conferma di quella che è la situazione. Oggi, quindi io cosa ho fatto? Ecco, sono entrato con una posizione long che non vedo più, ma che adesso l'abbiamo appena dal settimanale al daily. Eccola qui, questa qui. Sono andato a prendere una posizione di 262 turbo. Ho comprato quando l'euro dollaro, vedete, era a 1,13,05 ieri. Quindi appena sopra 1,13, praticamente circa sulla rottura di questo LASKIS. E il KO ieri era 1,1774, adesso è leggermente sopra perché sapete che poi di giorno in giorno si muove. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto così, tac, long, e sono andato poi anche a valutare il tipo di paracadute, quindi massimo rischio knockout da inserire su questa posizione. Il primo era troppo alto, vedete che se mettevo il primo eravamo proprio sui minimi, quindi eravamo troppo ancora. Per carità, se il prezzo arriva qui, molto probabilmente quello che andrò a fare è probabilmente uscire dalla posizione. Dipende anche come ci si arriva, insomma, non lo so. Ma la cosa bella qui è che avevamo un livello, a mio avviso, molto buono a 1,1080 praticamente, eccolo qua, 1,77. Inizialmente 10,79 oggi, eccolo qua, e che è ben diciamo al di sotto dei minimi, quindi anche per evitare magari so che magari si faccia 1,1186, ci faccio 1,1177 e poi mi recuperi, anche se ripeto, molto probabilmente io se ritorniamo sotto i 12,50 il tipo di figura sul weekly, come vi dicevo prima, mi cambia, addirittura diventerebbe un pattern short per me quello che si viene a creare e quindi a quel punto valuterei un'uscita prematura, ma questo è anche il bello del posizionamento con i knockout un po' più ampi perché ci permettono poi di valutare, come dico sempre, con estrema calma e cura quello che sta avvenendo. Però io probabilmente qui adesso ovviamente guarderò questa sera, ma probabilmente aspetterò insomma che la close di settimana, tanto comunque stiamo col paracadute ampio e a meno che domani non si chiuda veramente con una mega volatilità, a quel punto potrei aspettare poi se rimaniamo su queste zone la close di settimana, perché addirittura una situazione del genere potrebbe diventare anzi anche confermativa di un possibile long verso 1,15, dove ho il mio obiettivo che adesso vi spiegherò perché l'ho messo lì. Quindi questa è stata l'opposizione. Ho comprato appunto questi 262 euro dollari long, quindi certificati long. Ho inserito all'incirca 600 euro, mi sembra, di premio massimo, quindi di investimento, chiamiamolo così. Sì, perché meno 57 e quindi, insomma, questo valeva 262 certificati. Quindi io mi sono più che altro calcolato quanto volevo investire su questo mercato, quanto era il mio massimo rischio, e da lì no, ho fatto un po' di. Ho guardato come nel ticker qui come si poteva, quanto si poteva comprare, e ho praticamente definito la mia size con 262 turbo. Dove andrò a prendere profitto? Che si può addirittura anche inserire in questo momento, se vogliamo, per farvi vedere come si inserisce un target, lo possiamo tranquillamente fare ora. Allora, prima vi spiego dove lo voglio inserire, poi magari lo inseriamo insieme.
Allora, guardate, io qui sono abbastanza tranquillo che se il mercato adesso, una volta che ha fatto questo, dovesse ritornare al di sopra, quindi dovesse darmi no, lo spunto long ulteriore, nuovo, dopo la candela di ieri, quindi quella di oggi diventa solamente un ritracciamento di questa mini gamba long da 1,1220, 1,1230 a 1,1350. Diciamo che zone di prezzo più importanti sono tra i 14,50 e i 15,30. Io mi metterei 1,15, primo perché 1,15 comunque è un numero tondo molto molto importante ed è proprio diciamo in mezzo tra i due livelli. Poi perché siamo più vicini alle aree precedenti dove poi è scaturito il movimento short pesante dell'ultimo periodo. Dove comunque non andrei a cambiare l'impostazione del mercato, nel senso che non mi aspetto un'inversione adesso di tendenza. Un ritorno verso queste aree dell'1,15 o 14,50 manterrebbero comunque una view assolutamente ancora short, una tendenza assolutamente short su euro-dollaro e diciamo che è quello un po' che mi aspetto, cioè mi aspetto un'ossigenazione dopo il grande sell-off che può arrivare appunto in quella zona, poi magari questo ritorna anche 1,18, però al momento in ottica di swing trading, che è quello che faccio, mi sembra più giusto andare a posizionarsi lì. E poi perché c'è una bella confluenza appunto con questo 1,15 derivante da questa estensione di questo last kiss, cioè c'è praticamente questo, voi andate a prendere qua. E se vado a fare una cosa di questo tipo, eccolo qua. No, non è questo. Tutta la gamba voglio prendere, tutta la gamba, eccola qua. Tutta la gamba long che sarebbe questa, minimo massimo, mi piace prendere tutta la gamba che ha generato il movimento, perché se poi dopo andiamo a prendere anche il ritracciamento, noterete che è giusto andare a prendere questa. Guardate un po'. Vedete? Se prendiamo anche tutta la gamba, c'è stato il setup nostro che si è formato proprio sempre sul 61,8, no? Di questa gamba, minimo massimo. Quindi se estendiamo poi i livelli di Fibonacci su questa gamba, vedremo che il 161,8 è area 1,15,03, 1,15. E addirittura guardate che bello. 261,8, 1,17 praticamente va a pizzicare leggermente a violare i massimi del movimento dello swing che ha generato il movimento short. Quindi diciamo che questa cosa è interessante perché se dovesse sparare qua, il primo livello è qua, ma poi potrebbe essere che si voglia farsi anche un giro verso l'alto, no? 1,17. Comunque la cosa bella è che di questa estensione, se voi notate, ci sono le tre estensioni successive principali che sono, ma questa addirittura combacia con il mio livello, ma sono tutte numeri tondi, 1,15, 1,16 e 1,17, no? Direi che 1,15, visto anche il tipo di estensione percentuale, è assolutamente, a mio avviso, la più quella dove andrai a prendere il profitto. Quindi con voi adesso andiamo a posizionare il target sui turbo. Quindi facciamo così, prendiamo sell da qui, gli diciamo che vogliamo un ordine limite, eccolo qui, apriamo il turbo calculator e gli diciamo che ci piacerebbe chiudere se l'euro-dollaro è più o meno in area 1,15. Quindi il prezzo del turbo stimato ci dice che è 4,217 euro. Glielo copiamo sull'ordine e lui la cosa bella è che vi dice il valore del sottostante, vi dice il livello dell'ordine, ovviamente sarà un valido fino alla cancellazione, non esegue ed elimina perché altrimenti non ve lo esegue ovviamente, perché in questo momento l'euro quota 1,1290 non è possibile. E vi dice, vedete, che il controvalore, poi il nostro profitto lordo sarà di 1.104,85 euro su questa operazione, profitto netto, quindi al netto del nostro investimento, 504,87 euro. Quindi ne vale la pena, direi di sì. Andiamo a mettere anteprima ordine, quindi facciamo così,
guardiamo che tutto sia generato correttamente ed è così, e poi gli diamo inserisci ordine. Ordine ricevuto, andiamo a vedere se me l'ha messo. Eccolo qui, c'è 262 con l'unordine I, vedete? Quindi ordine collegato no, alla cosa, al mio trade. E quindi ordine d'apertura in questo caso c'è meno 262, posizione più 262, e quindi siamo perfettamente in linea. Quindi praticamente su quella zona qui, leggermente più sotto del 161,8, 1,15, se dovesse tornare lì, noi verremo eseguiti con il target. È ovvio che per concludere questa operazione, poi leggo un po', comunque leggiamo un po' le domande. Se dovesse ritornare al di sotto di questa zona, ecco, magari non vado direttamente a knockout, cioè è vero che ho investito X, ma potrebbe essere che non perdo X, magari perdo X meno Y, cioè magari chiudo qui o vedo un po' come se torna qui, vedo come ci torna, se ci torna lento, potrebbe essere anche che poi rispaica su e ritorna. Se ci va in volatilità, insomma, e guarderò poi la chiusura della settimana. È ovvio che cercherò di calibrare bene anche una possibile chiusura. Però ripeto, adesso io non guardo la giornata di oggi, guardo quello che è successo fino a ieri e al momento è tutto in linea. C'è stato questo ritracciamento oggi, aspettiamo la close di giornata, domani, magari anche se riusciamo la close di settimana, così non lasciamo che il mercato faccia i suoi movimenti, a volte anche un po' erratici, no? Adesso tolgo via qua, rispetto a soprattutto in una giornata, no? Possono esserci movimenti anche un po' erratici, ma la struttura più importante arriva dal weekly e quindi al momento siamo ancora dentro la struttura, diciamo, no? Ok, allora io vedo che ci sono delle domande. Sì, se vuoi te le leggo, sono diciamo più che domande richieste. Beh, all'inizio ti hanno detto ma dove interessi, insomma, però poi hai risposto con tutta la Ah, spiegazione, quindi ho evitato di ok. interromperti. No, c'è più che altro una richiesta di un nostro trader che insomma è abbastanza fidelizzato alla trading room. E ti segue spesso e quindi ti fa una domanda sull'Italy 40 perché secondo lui si è formato uno dei tuoi pattern e lui dice è entrato long a 2724.8, beh, credo 24 24.000 sarà 724. 7.240 forse. Sì, 27. Sì, e poi ha messo anche lo stop a 24.737, voleva giusto sapere se aveva fatto correttamente, ovviamente seguendo quel tipo di strategia, quindi non in generale, ma. Sì, certo. Beh, allora, diciamo che questo è un grafico weekly. Questo è il solito daily, quindi a sinistra weekly, destra daily. Quello che posso dire a Luca è che 24.737 è entrato, quindi sei entrato abbastanza giù, cioè in questo momento sei entrato, probabilmente sei dentro da qualche mese, mi viene da dire, perché Ma 24. forse aveva sbagliato, no, forse lo stop a 24, perché invece ho messo lo stop a 25 e poi dice no, aspetta, 24.737. Ok, quindi lo stop è qua. E sì, diciamo che in questo caso cioè, l'indice italiano è uno dei più, a mio avviso, più belli come tendenza. Per certi aspetti anche meglio degli americani perché è stato rotto un livello di 24.000 quest'anno, che era un livello assolutamente mega, no? Cioè, se vi ricordate, guardavamo anche il mensile, no? Era il livellone questo qui che una volta rotto ha generato, sono sul mensile per farvi capire, ha generato un movimento assolutamente veramente molto molto tosto. Diciamo che io sinceramente dopo l'ultimo movimento questo qui che ha generato un mensile un po' negativo e una situazione di attenzione, per il mio modo di tradare, come sapete, io aspetto sempre che si venga a generare un possibile setup o comunque una possibile informazione sul weekly,
e poi magari vado su Daily per conferma. Quindi in questo momento c'è sicuramente una tendenza rialzista, quindi ovviamente Luca ti sei messo nella corrente e almeno fino ad oggi, diciamo, bene o male, andando sulla corrente su un po' tutti gli indici, in generale questo nell'ultimo anno, ancora di più, diciamo che ha generato sempre, difficilmente insomma, si è perso. Però noi vogliamo essere, no, perché poi nel mercato è un attimo, si fanno magari 10 trade e magari si è guadagnato anche poco, poi si fa l'undicesimo e si tende poi a perdere di più di quello che si è guadagnato gli altri 10, no? Quindi cerchiamo di ottimizzare le cose, i movimenti. Quindi in questo caso c'era questo grande ribasso che non si vedeva da un po', tra l'altro con degli indici americani che comunque non è che fossero proprio ben impostati nell'ultima settimana e mezza, 10 giorni, no? L'ultimo mese l'S&P 500, il Nasdaq, ma anche il Dow avevano fornito addirittura dei setup quasi short, no? Sui grafici ampi, tant'è che io sul mio programma operativo mi sono addirittura inserito l'idea anche di poter cercare delle conferme short che non sono arrivate, anzi questa settimana c'è stato l'allungo, adesso vediamo un attimo il daily, c'è stato questo allungone, eccolo qui, di lunedì e martedì. Però sinceramente ti dico, prima di valutare dei long, io sull'oro, sull'Italia vorrei vedere un nuovo massimo rispetto a quello di ieri, cioè vorrei vedere un ritorno sopra i 27,2-27,3. Questo perché? Perché questo mi andrebbe a portare un weekly che va praticamente ad annullare completamente la volatilità della settimana, questa qui del 22 novembre. Che è una settimana, come puoi notare, che a livello di ribasso non si vedeva da un po'. E questo è un settimanale, non è un grafico a 5 minuti. Quindi, cioè, qui sono andati degli interessi di vendita importanti. Quindi io adesso ho bisogno di vedere come chiude questa settimana. Per esempio, già che so, tra oggi e domani, adesso ormai oggi sta quasi per concludersi, domani si ritorna magari sui livelli di massimo di ieri, comunque, no? Generando una volatilità in chiusura che mi annulla praticamente, no? Questa volatilità qua, ecco che ritornerei, diciamo, positivo sull'Italia e anche cercherei magari delle impostazioni long su daily per andare lungo. Però è molto fondamentale, è molto importante che si chiuda alto. Cioè, se tra oggi e domani dovessimo ritornare in questa zona, quindi sulla zona di rottura di questa barra inside, o addirittura anche un po' più basso, non mi piacerebbe moltissimo, si manterrebbe sotto questi livelli dei 26,650, 26,7, che è dove proprio c'era stato il primo ribasso, dove questa potrebbe essere una falsa rottura e quindi portare ancora giù. Quindi io non voglio farti cambiare idea, ovviamente, Luca, perché ognuno ha il suo progetto, però ecco, starei attento a seguire di giorno in giorno la faccenda e di valutare, per esempio, adesso vedo che c'è stata questa gamba, se dovesse swingare, fare uno swing low, quindi per esempio una cosa del genere, ma oggi chiude così e magari domani, per esempio, potrebbe fare magari una cosa del genere, adesso ovviamente tra oggi e tra domani, magari inizio settimana prossima, cioè crea un classico movimento di swing 1, 2, 3, a quel punto io sarei più long e addirittura anche valuterei un'uscita in perdita nel caso in cui si ritornasse sotto certi livelli, per esempio i 26.000. Se si ritorna qua sotto, sinceramente, il fatto che tu comunque hai uno stop a 24,7 ci sta, però se si ritorna sotto, vista la dinamica delle ultime settimane e guardate il mensile, così, se si ritorna sotto i 26, potrebbe anche generare un movimento di tracciamento un po' più ampio che potrebbe portare anche più giù. Quindi è fondamentale adesso che la chiusura di questa settimana o della prossima, insomma, che si ritorni, si rimanga a consolidare, a mio avviso, sopra certe aree. Se si inizia a essere più deboli, la situazione la vedo un po' precaria, ecco, questo Luca. Bene, bene, perfetto. Allora, beh, domande effettivamente non ce ne sono più, quindi. Allora possiamo andare a vedere magari il dollaro yen che volevo farvi vedere, poi comunque Volentieri. diciamo,
diciamo a tutti che comunque vedo che ci sono parecchie persone. Come Luca ha dato un suo spunto operativo, visto che aveva qualcosa, insomma, volentieri, se c'è qualcuno che ha qualche anche sua operazione in atto o che aveva visto qualcosa, volentieri, insomma, ce la vediamo prima di salutarci. Sì, questo dollaro yen volevo farvi vedere perché dollaro yen, a mio avviso, ha delle belle caratteristiche, diciamo, eccolo qua. Per certi aspetti, dollaro yen è un mercato che, diciamo, possiamo dire, anche se ovviamente prendetemi sempre con le pinze, però ha dei momenti in cui può essere correlato negativamente all'euro-dollaro, perché ovviamente l'euro-dollaro ha il dollaro al denominatore, il dollaro yen al dollaro al numeratore. È ovvio che euro e yen sono valute completamente differenti, che hanno politiche monetarie differenti, che quindi hanno delle diciamo, attenzioni dagli investitori differenti, un appeal al rischio completamente differente, ma che avendo il dollaro, quindi se io compro euro-dollaro e vendo dollaro yen, andrò sempre a vendere dollari, ovviamente con valute diverse. Quindi per questo in certi momenti ci può essere una lieve correlazione negativa, ovviamente, quindi se uno sale l'altro scende tra i due. Ma detto questo, che mi sembrava giusto farlo come cappello di preambolo introduttivo, la struttura anche qui che si sta venendo a creare, sempre in realtà l'informazione è contro la tendenza di fondo, ma chi se ne frega, voglio dire, non è detto che per forza noi dobbiamo sempre lavorare costantemente nella tendenza di fondo. Quando troviamo delle belle situazioni si possono andare a seguire. Anche qui ne avevo parlato durante l'evento di Classe NBC su dollaro yen, e anche qui poi si è generata una skiss pin bar assolutamente super, proprio molto molto interessante, e si è generata proprio sull'area più importante del dollaro yen degli ultimi 4-5 anni, ovvero la zona 114, scusi, 114-114-30, che se notiamo dal 2017 ad oggi è la zona dove sempre costantemente nei rialzi è stata poi venduta, quindi è quella che io chiamo area di interesse, perché c'è interesse a vendere. Ogni volta che arriviamo qui viene venduto. E anche se al momento siamo molto nei pressi, anche questa volta siamo arrivati con un fortissimo trend rialzista, partito con questo doppio minimo higher, guardate che bello, con falso minimo su settimanale, che poi su daily aveva generato dei momenti di stasi per poter provare ad entrare sul trend, che in quel momento era contro, vedete, la tendenza di quel momento, ma che ci aveva generato delle price action interessanti, e ha fatto due gambe, la prima e poi la seconda, facendo questa parte un po' di, diciamo, chiamiamolo ritracciamento, di consolidamento con una volatilità non troppo elevata, soprattutto in questa fase dove si sono generate svariate tail bar, last kiss, vedete? Che si sono generate queste barre che rompevano i minimi e poi recuperavano, e alcune, come questa qui, era stata rotta nei massimi e quindi aveva generato un last kiss, questa qui no, quindi non aveva generato il last kiss. Poi un po' di stasi, un bellissimo pavimento e movimento rialzista. Guardate cosa è avvenuto qui. Boom! Qui c'è stato un grandissimo long, una settimana in cui il dollaro yen è stato comprato a mani basse, ma non è riuscito a mantenersi al di sopra. Ecco perché a me piace valutare sempre i livelli in questo modo. Anche qui il livello non è 114, ma questa chiusura qua, 114,30, diciamo, no? Queste chiusure qua sono quelle importanti. Quindi questa area qua, questo è il last kiss, è stato convalidato con la rottura, adesso sta ritracciando, è classico, no? Classico movimento che ormai anche Andrea mai conosce, con quello che dico ogni volta, e in questo caso direi che dobbiamo attendere. Eccolo qua, questo è il daily, un buon setup operativo che ci possa definire un'entrata. Al momento questa situazione non ci ha ancora dato la possibilità di entrare, perché vedete, non troviamo una price action che ci identifica un'entrata. La cosa bella è che ieri siamo arrivati fino a questi massimi,
dove in effetti poteva essere rivenduto. Infatti oggi c'è stato questa ricerca dei minimi, ma rotto il minimo al momento, vedete, crea addirittura un po' di spike sotto, diciamo che non ci dà una vera e propria conferma. Quindi però vediamo come chiuderà oggi e rivediamo domattina, come dico sempre, perché adesso il momento attuale può avvenire di tutto. Ora, il Forex è un mercato sempre aperto, quindi diciamo che ci sono momenti ovviamente di un po' più di volatilità, come il periodo della la fase, diciamo, europea e americana, quindi la nostra giornata praticamente dalla mattina alla sera, e la fascia invece quella, diciamo, australiana, giapponese, neozelandese, quindi la parte asiatica, che comunque il Forex è trattato, poi dollaro-yen, potete ben capire, lo yen comunque è una valuta asiatica. E anche lì ci sono diciamo, i movimenti, anche se spesso sono un pelo meno volatili, però questo potrebbe, insomma, potrebbe fare qualcosa nelle prossime ore. Sicuramente già da qui si potrebbe cercare di attivarsi con uno short, qualora, lo dico sempre, ci dovessero essere delle conferme, che al momento, ripeto, non ci sono, ma ve lo dico a voi anche come spunto operativo. Magari seguite questa coppia, perché magari non vi eravate accorti di questo bel setup, che assolutamente può essere tradabile. Guardate qua, prendiamo tutta la gamba come abbiamo fatto per l'euro-dollaro, quindi il movimento massimo minimo, eccolo qui. Vedete che abbiamo tutta quest'area e abbiamo il 61,8 a 114,40, quindi più o meno sulla zona importantissima di spike precedenti. Anche qui, se nei prossimi giorni invece di scendere ancora continuasse a salire, poi qui ci fa un bella skis o un qualcosa, no? Prima abbiamo parlato di inside fake out, insomma, ci dà uno dei due o tre trigger che utilizziamo per il trading. Sarebbe una conferma assolutamente bella per vendere il dollaro yen, e così concludo anche dove si potrebbe andare a prendere profitto. Questi sono i nostri livelli, no? 110, 7, beh, c'è un 112 che è una rotonda, che ovviamente bisogna essere un po' attenti, ma credo che se dovessimo riscivolare sotto, questi 112 verranno rotti come burro. E i livelli successivi sono 110,70, 109,5, e l'area, diciamo, questa qua che possiamo mettere qui, eccola qua, 107,70, diciamo 107,80. E se andiamo a mettere le nostre estensioni dello swing, quindi andiamo a fare una cosa di questo tipo, proprio dello swing in questo caso, vedete come sbaglio sempre, eccolo qua. Anzi, facciamo proprio tutta la gamba, che così è anche più giusta, come abbiamo fatto sull'euro-dollaro. Eccolo qui. Vedete che addirittura perfettamente ci sbatte. Guardate, 107,70, 261,8, 109,20. Io ho 109,50 sul pavimento che ha generato l'ultimo rialzo. Ma questa qui è proprio, guardate, 110,70 sui livelli precedenti. Poi rompere 161,8 come per l'euro-dollaro. Se dovessimo trovare un buono spunto in questa zona, tra 113,80 e 114,40, insomma, andare a 110,70 sono 300, 300-400 pips, e quindi diventa un bel deal da fare. Però ovviamente al momento direi di aspettare qualche buona conferma. La pazienza nel trading è molto importante. Essere pazienti e, diciamo, avere una come dire, disciplina nel cercare di seguire il proprio piano è importante. Però queste, ecco, questo volevo farvi vedere prima di passare, vedo che avete scritto parecchio, era il dollaro yen. Quindi se non lo guardate molto, dategli un occhio, perché questa potrebbe essere, se verranno generati dei trigger buoni per uno short sul daily, secondo me ha uno spazio per marginare bene, bello ampio, e quindi assolutamente interessante. Bene, benissimo. Beh, c'era anche una richiesta di andare a vedere il DAX, però credo che ormai siamo fuori tempo massimo, non credo che si possa fare qualcosa in 5 minuti, dimmi tu. E Ma poi guarda, è un facciamo indice proprio. anche, quindi non è proprio, diciamo, il tuo settore preferito. No, non è il mio settore preferito. Guarda, lo dico proprio in 2 minuti, così, visto che sono le 25, 22, lo dico proprio brevemente. Allora, un po' come l'Italia, faccio uno spunto come per l'Italia, è praticamente un mercato in questo momento, nelle ultime 2 o 3 settimane, molto simile, quindi aveva generato un grande sell-off,
È stato ricomprato proprio sulla zona giusta, perché è stato ricomprato qui dove negli ultimi mesi abbiamo avuto sempre gli acquisti, quindi la classica zona di domanda di cui ogni tanto parliamo, e come per l'Italia, dove parlavo di un'area dove deve essere recuperata, anche qui sul DAX vorrei rivedere un mercato che ritorna almeno oltre il 60-70% di questa volatilità qui. Cioè, deve essermi recuperato almeno questa zona, e poi allora da lì, quindi magari 16.000 punti, da lì allora si può, a mio avviso, ritornare a pensare, quindi in ottica più trend following, di rimettersi lunghi sul DAX. Altrimenti a me la volatilità che c'è stata, un po' come per l'Italia, un paio di settimane fa, cioè, finché non è annullata, non la considero ancora annullata del tutto, e quindi è da attenzionare. Perfetto. Grazie mille Arduino per la spiegazione anche oggi impeccabile per le tue idee di trading. Spero insomma che tutti abbiano apprezzato, anche perché riesci in qualche modo a dare delle indicazioni chiare, ma anche cioè, non mettere fretta ai trader, che è importante, no? Perché il bello qui è avere un'idea, un'intuizione, perché è successo qualcosa, perché vedo un movimento, perché c'è qualcosa da sottolineare, però anche non avere la fretta di entrare al mercato, ma entrare al mercato solamente quando il trigger, no? Il grilletto scatta, e allora a quel punto cercare di massimizzare. Quindi insomma, mi fa piacere, spero che tutti possano apprezzare il tuo lavoro. Quindi grazie mille. Per chi volesse può seguire sia noi che Arduino su YouTube, abbiamo entrambi un canale, il nostro è IG Italia, ci trovate IG Italia, potete iscrivervi e in questo modo vi viene notificato ogni qualvolta andiamo a inserire un nuovo video. Il tuo canale come si chiama? Ear Forex, Arduino Schenato, basta che cerchino Arduino Schenato Ear Forex e trovano il canale, sì. Benissimo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a te Andrea, grazie a tutti, un saluto.